E buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Battlefield 4. Allora, questo video sarà sull'espansione Dragon's Teeth, appunto l'ultima espansione di Battlefield 4, e giocheremo a Catena di Link Propaganda. Catena di Link dobbiamo catturare appunto due bandiere e fra queste due bandiere avverrà un collegamento che farà punti, quindi dobbiamo realizzare più collegamenti possibili per vincere e interrompere i collegamenti nemici. Bene, in questo video volevo anche annunciare, uno, che il prossimo episodio sarà appunto Garden Warfare, perché avevo già preannunciato il secondo gameplay, nel gameplay di Garden Warfare già caricato. E ma dopo di questo voglio annunciare una cosa che non ho ancora, come mai qua è così, vabbè. Volevo annunciare una cosa che non ho ancora annunciato su questo canale, ovvero il prossimo video di Minecraft, appunto, Minecraft Animation. Su che cosa sarà il prossimo video? Il prossimo video sarà su Steve vs Zombie. Questo è il tema, poi non vi dico nient'altro e quando lo carico non ci credo, non ci credo. Ma proprio la granata, come facesse perché arrivavo io, vabbè. E appunto sarà su Steve vs Zombie. Veramente tantissimo che ci sto lavorando, quindi ci tenevo ad annunciarlo almeno sul canale. E quindi poi invece dopo di questo video avremo cose da pazzi, che dove sto già lavorando, nonostante abbia appena caricato un cose da pazzi, sto già preparando nuove cose carine da mostrare nel prossimo video. E niente, adesso dedichiamoci al gameplay. Appunto, adesso questa qua non è un'arma di Dragon's Teeth che sto usando, è un'arma di China Rising, ma mi piace assai, quindi usiamo questa nel gameplay. Non mi interessa su Dragon's Teeth. Oh, assistenza, soppressione. No, no, merda. Va male, va. Levati. Ok, no, ma è che merda. Fa finire che capiamo subito. Sono diventati forti. Un po' che non gioca Dragon's Teeth da quando l'ho comprato. E quindi ho un attimo perso la mano, forse. Comunque, se proprio volete sapere. Aspetta, qua sotto c'era un buco. C'era. Che si vedeva. Oh, ecco, funziona ancora. Perfetto. Vediamo. No, di là non va. Va solo di qua. Quindi ragazzi, adattiamoci alla situazione. Per di qua al massimo. Oh merda. Merda, ma era qua dentro. Dai, dai, dai. Vuole. Usciamo di qua presto perché ci fanno a pezzi altrimenti. Eccolo. Non posso tenere d'occhio tutta la visuale. Merda. No. Oh merda. Kit medico. No. Dannati, mi frega con il mio stesso metodo. Vabbè, 2 a 1, continuiamo. Allora, invece diamo qualche arma, appunto. Ecco, qua possiamo già vedere a destra, sono tutte uccisioni bulldog, se avete guardato mentre morivo. Tutte uccisioni fatte con il bulldog. Che quest'arma che sembra veramente molto apprezzata, io non ci trovo un granché. Anzi, cioè, è buona. Però io non è che ci trovo tutta sta roba. Merda. Dai, bulldog, perfetto. Però la usano veramente in tanti, forse ancora di più di quando è uscito Dragon City, che lo usavano tutti, adesso ancora più che tutti. No, io comunque uso la mia arma anche perché non mi piace usare l'arma che usano tutti. Lo so, Battlefield 3 uso sempre l'M16, lo usano tutti anche quella. Però vabbè, è una cosa diversa. Sono altri tempi quelli. E soprattutto perché quella è veramente un'arma overpower, l'M16. Sì, ma da dov'è che spangi tutto sto bordello? Ah, eccolo qua, dov'è? Perfetto, ciao zio. Non mi ha preso subito il coltello, ma per fortuna non si è girato. Sto qua. Ok, ah, giusto che abbiamo l'RPG, mi ho dimenticato. Ok. Dobbiamo fare un po' di casino quindi con l'RPG. Lì c'è l'obiettivo. No, pensavo di averlo killato. Vai di granata. Sentiamo se vediamo qualcosa. No, mi sa che è crepato.
Non è che ci sia un granché qua, eh. Lì ci sono un casino di morti. Quindi, se guardo sulla minimappa, vengono più o meno da tutti e due lati, ma anche da qua. Merda. Ecco, sapevo che ce ne erano lì. Avrei voluto usare l'RPG, l'ho tenuto in mano fino adesso, adesso non l'ho usato. Soprattutto mi sono incastrato su quelle scale. Vabbè, vediamo allora questo bulldog, visto che tanto ho menzionato. Penso che avete capito la modalità, se no potete comunque fare domande, fare altri video, se non avete capito. Ma ormai, dato che è passato un po' di tempo, penso che sia stato, che siano stati fatti centinaia di video ormai su queste espansioni, visto che ormai sono un po' in ritardo io. E mi scuso se non ho fatto, però non è sempre possibile fare subito i video. E... ah, perfetto, ci siamo andati a incasinare in una maniera stupida. Ma che cavolo? Dove sono? Boh. Vabbè, lasciamo stare, raga. Ehi, ragazzi. E levati, per favore, levati. Mamma, che casino! Non ci... Ma che... Boh, non ci ho capito più niente. Negli ultimi 30 secondi non ho capito più una mazza. Cioè, non mi aspettavo che dentro fossero così 500, poi mi ha colto veramente alla sprovvista. Forse avrei dovuto controllare la minimappa prima di entrare. Ma... che di solito controllo sempre la minimappa. Stavolta lasciamo stare, ragazzi. Vabbè, io... quindi, vi saluto qui con questo video. Lasciate in descrizione se volete ulteriori video su altre mappe di Dragon Steed. Quindi, altra roba, in poche parole. Vi ho annunciato anche i prossimi video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e se volete iscrivetevi. Ciao a tutti ragazzi!